Aumento per invalidi civili parziali. In questo video scopriamo tutte le novità e a che punto siamo. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale in modo tale da rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Abbiamo parlato tante volte della tematica relativa agli invalidi civili totali al 100% e di come questi possano ottenere non soltanto l'incremento della pensione a 652 euro, ma anche i ratei arretrati per gli ultimi 5 anni. Ebbene, in questo video voglio soffermarmi esclusivamente alla categoria degli invalidi civili parziali. Ma andiamo con ordine. Quando si parla di invalidità civile parziale, bisogna però fare una distinzione in relazione alle fasce. Vi sono infatti essenzialmente due fasce, la prima che va da 0 al 73% e una seconda fascia che va dal 74 al 99%. Sebbene la distinzione possa in questo caso essere veramente lieve dal 73 al 74%, la differenza è essenzialmente dal punto di vista economico, perché con raggiungimento di una invalidità del 74% si può avere diritto a quello che viene definito assegno mensile di invalidità. L'importo in questo caso ad oggi è di 286 euro circa. Ma partiamo da un dato di fatto importante. Il ministro della disabilità ha annunciato che entro il 31 dicembre del 2021 andrà a predisporre una legge quadro relativa al mondo della disabilità. Per quanto riguarda l'aumento della pensione, essenzialmente in questo momento vi sono due linee di pensiero. La prima linea riguarda la possibilità di incrementare l'assegno mensile da 286 all'importo previsto dell'assegno sociale, quindi circa 460 euro. Per quanto riguarda invece la seconda linea interpretativa, riguarda un incremento dell'assegno mensile allo stesso importo previsto della pensione di invalidità con incremento al milione, ovvero un importo da 286 a 652 euro. Essenzialmente questa linea interpretativa sembrerebbe quella più corretta e idonea sulla base del dettato costituzionale. Non bisogna infatti dimenticare che la Costituzione sancisce principi di uguaglianza e di solidarietà. Questi principi dunque dovranno anche essere rispettati per quanto riguarda il mondo della disabilità, anche perché fare una distinzione solamente economica sulla base della percentuale di invalidità sembrerebbe quantomeno anticostituzionale. Ma una piccola apertura proprio in questo momento è stata data con quello che viene definito assegno ponte. L'assegno ponte è un assegno di carattere transitorio e che verrà sostituito dall'assegno unico nel 2022. La piccola novità è data dal fatto che a tutte le famiglie che oggi non possono percepire gli assegni al nucleo familiare possono avere diritto a un incremento per ogni figlio a carico e, nel caso in cui il figlio a carico sia purtroppo disabile, si avrà diritto anche a un incremento mensile di 50 euro rispetto alla somma già che viene concessa per ogni figlio a carico. È ovvio che in una situazione del genere una famiglia non avrà chissà quale incremento, quale aumento o un cambiamento dal punto di vista reddituale, ma semplicemente ciò mette in risalto che il governo attuale sembrerebbe avere una maggiore attenzione verso il mondo della disabilità. Come dicevamo infatti, entro il 31 dicembre il ministro si è impegnato a presentare questa legge quadro che sicuramente rivoluzionerà il mondo della disabilità e della invalidità. Speriamo però che ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile e soprattutto in modo comunque favorevole verso chi ha bisogno. Arrivati a questo punto, mi piacerebbe però capire che cosa ne pensi, che cosa secondo te il ministro dovrebbe fare per tenere in considerazione le esigenze delle persone con disabilità, ovvero se vi sia la necessità di un incremento del limite di reddito coniugale, oppure un incremento soltanto del reddito personale, il venir meno del paletto del reddito coniugale, o se ritieni che vi siano comunque delle altre possibilità e che possono comunque aiutare chi ha bisogno. Se ti è piaciuto questo video, allora ti chiedo semplicemente di mettere un like, iscriverti al canale e attivare la campanellina. In questo modo non perderai nessun altro video sull'argomento della disabilità. Se invece vuoi lasciare un commento qui su YouTube, fallo e io ti risponderò.
Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.